questo è un luogo che ti avvicina alla natura, questo è un luogo che rimette gli animali con la terra, questo è un luogo che rimette gli animali a fare quello che, per cui la natura ha fatto gli animali. E come si entra in questo centro, questo si trova. Si trovano storie di animali che sono stati vittime dell'uomo o di uno dei suoi traffici e che qui ritrovano una vita molto simile a quella che avrebbero fatto in natura. Scostumata! Sono entrato nel centro di recupero di Semproniano ormai circa 8 anni fa. Siamo venuti a vedere questa esperienza con Giacomo, il nostro collega, e da allora è nato un amore, è nato un rapporto in realtà di grande collaborazione con la gestione attuale del centro di recupero, col dottor Aloisi, e ci abbiamo visto la casa degli animali della LAV. Qui ci sono solo animali che vengono dallo sfruttamento, dal maltrattamento, dai processi economici sugli animali o ancora dai tanti animali da intrattenimento nei circhi o ancora dal traffico di specie. Non è solo la dimensione di un box, non è la dimensione di un recinto, ma cambia il modo in cui li accudiamo, cambia il fatto che ci prendiamo cura di loro secondo quella che è la conoscenza dell'etologia di questi animali. Ogni animale ha dei bisogni, ogni animale ha delle esigenze, ogni animale ha dei comportamenti. Far star bene questi animali in cattività significa conoscere questi comportamenti e dare la possibilità a questi animali di poterli riprodurre, di poterli mettere in atto. Questo è quello che fa stare bene mentalmente e fisicamente uno di questi animali. Queste storie ti entrano nel cuore e quando riesci a dare una risposta a questi animali e riesci a ricostituire una famiglia, un nucleo familiare, senti di aver fatto qualcosa di davvero bello e senti di aver costruito una testimonianza che permetterà magari ad altri animali di non essere vittime delle stesse forme di sfruttamento. Quello che stiamo vivendo è una crisi strutturale della relazione dell'essere umano con gli animali e dobbiamo fare in modo che l'essere umano sia più rispettoso di tutto quello che c'è nel mondo animale e nella natura. Questo luogo è un luogo che può insegnare un rapporto diverso tra gli animali e gli esseri umani. Questo vuol dire non tenere più animali nei circhi, questo vuol dire non fare più traffico di specie per tenerli in casa, questo vuol dire non maltrattare animali e ogni individuo che è in questo centro è testimone di questo percorso, di questa transizione e di un rapporto diverso tra le persone e gli animali. E in questo luogo vogliamo che le persone imparino ad avere un rapporto diverso con gli animali e che sia effettivamente basato sul rispetto, sul riconoscimento che sono animali che hanno bisogno della libertà e che rispettare questi animali significa lasciarli nella loro vita libera.